collettivo, questo in cui inizio il mio servizio pastorale in questa antica e bella comunità della diocesi di Viale. La liturgia di oggi ci fa vivere questa domenica quaresimale in preparazione alla Pasqua e la prima lettura ci riporta a circa 2500 anni fa, al tempo dell'esilio babilonese. Abbiamo ascoltato come prima lettura il secondo libro delle cronache, ci parla di un popolo affaticato che non riesce a rispettare la legge di Dio, che dopo aver ricevuto tanti benefici, aver costruito una sua civiltà, non riesce ad essere fedele alla sua storia, finisce nella condizione disperata di essere conquistato, esiliato. Ma già quel racconto dell'Antico Testamento che abbiamo ascoltato ci apre alla speranza, ci parla dell'imperatore Ciro, di Persia e della possibilità per il popolo di Israele di tornare alla sua terra e ricostruire. E questo diventa quasi un simbolo della speranza che Gesù offre a tutta l'umanità. Dice Paolo nella lettera agli Efesini: da morti che eravamo ci ha fatto rivivere, perché proprio il mistero della Pasqua che stiamo preparando ci permette di cogliere questa vita nuova a cui tutti siamo chiamati, quel dono d'amore di un Dio che libera e che salva. L'Evangelista Giovanni poi spiega questo con molta chiarezza quando dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna, cioè la vita nella sua pienezza, la vita vera. E questa è la buona notizia del Vangelo ed è l'annuncio che sempre la comunità cristiana porta nel mondo. È la storia di un Dio che ama e che salva. È la buona notizia che risuona nella Chiesa e che anch'io sono chiamato a portare. Poi il Vangelo di Giovanni aggiunge che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. E questo è anche lo stile con cui noi comunità cristiana siamo chiamati ad agire. Talvolta forse abbiamo la tentazione di giudicare la storia e la cultura degli uomini, ma il nostro compito è quello di servire. Certo vorremmo che tutti apprezzassero il progetto d'amore di Dio e che la legge che ha impresso nei nostri cuori fosse per tutti, ma per ottenere questo il nostro compito di cristiani è proprio quello di servire con umiltà, apprezzando tutto ciò che c'è di buono e di vero nell'agire umano e costruendo, soprattutto costruendo la Chiesa come una città posta sopra il monte che tutti passando possono vedere e ammirare. Ci è chiesto come comunità cristiana di essere sale e luce, come una comunità che si mette a servizio di tutti perché tutti possano scoprire la gioia vera della loro vita. E anche a noi, Chiesa di Acqui, è chiesto di essere in questo territorio un segno di questa gioia e di questa speranza, una testimonianza viva della presenza di Cristo nel mondo perché tutta la gente di queste nostre terre possa conoscere il mistero di salvezza che Dio dona a tutti. Sono molto lieto di iniziare oggi questo cammino con voi. Il nostro compito è di costruire insieme la comunità dei cristiani in questo luogo, di scoprire la parola del Vangelo che trasforma e che salva, di annunciare più con la vita che con le parole l'amore di Dio per tutti.